dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. «Va invece a mostrarti al sacerdote, fa l'offerta per la tua purificazione, come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». Di lui si parlava sempre di più e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. La misericordia di Dio supera ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebbroso. Egli non si pone a distanza di sicurezza e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio del nostro male. E così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto. Lui, Gesù, prende da noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da lui la sua umanità sana e risanante. Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un sacramento. Il Signore Gesù ci tocca, ci dona la sua grazia. In questo caso pensiamo specialmente al sacramento della riconciliazione che ci guarisce dalla lebbra, dal peccato.